quarta edizione di Pescara Luci Gialle, il Festival della Letteratura del Brivido, anche quest'anno vivrà un'anteprima a Sulmona con due incontri, giovedì 12 settembre, dopo l'inaugurazione alle 16.30 all'Auditorium dell'Annunziata. Questa è stata una formula che ci ha proposto il nostro Presidente e l'abbiamo approvata perché ci è piaciuto questo gemellaggio. Abbiamo pensato che questa sinergia avrebbe potuto sicuramente dare un valore aggiunto al festival. Il 13, il 14 e il 15 settembre si tornerà in riva all'Adriatico. Venerdì l'apertura del festival è dalle 17 alle 20 ogni giorno fino a domenica gli incontri con gli autori. La sede è quella della Fondazione Pescara Abruzzo in corso Umberto 83, Sala d'Orazio. Sarà bellissima come e anche più delle precedenti. Abbiamo lavorato tutto l'anno per dare a questo programma una grandissima dignità e un grandissimo prestigio, grazie alla presenza di tantissimi autori importanti nella scena letteraria italiana. In pochi anni l'appuntamento abruzzese è riuscito a farsi notare nell'affollato universo delle rassegne letterarie. Ci sono nomi importanti del settore e soprattutto penso che sia importante aver diviso i vari appuntamenti proprio per sezioni, per cercare di approfondire sempre di più il tema del giallo e so che ci sono molti amanti del genere che aspettano con ansia questo appuntamento e noi a Pescara siamo molto contenti di poterlo ospitare. Il festival è ideato e organizzato dall'Associazione Culturale Numero Zero con il Rotary Club Pescara e ha il patrocinio e il sostegno del Comune di Pescara e del Comune di Sulmona, di enti e imprese private.